Ciao a tutti, come promesso vi faccio vedere la mia praticamente diciamo semi permanenti e smalti normali aggiornato perché è la mia sistemazione di cui vi tengo, quindi già vedete l'armadio aperto che sono quei due tassetti blu e fucsia. E nel prossimo video vi farò vedere la mia makeup collection aggiornata. Perché ho scelto di tenere sempre tutto questo cassettone A4 comprato da Conad, non me lo ricordo. Comunque, quello sopra l'ho preso da Risparmio Casa, Mauris, non mi ricordo. E niente, vi carico due video, uno per oggi che è questo, e per domani. Perché domani, essendo il mio compleanno, non registro, insomma, volevo fare un vlog ma non l'ho mai fatto, quindi non ho neanche l'attrezzatura, diciamo, aggiornata. Andiamo a vedere ora la mia make-up, cioè, make-up, insomma, quella. Andiamo. Allora, nel primo cassetto cosa c'è? Nel primo cassetto c'è, diciamo. Partiamo dagli smalti perché sono veramente pochi quelli normali che io ho comprato questi di Pupa, come vi ho fatto vedere nel video scorso, perché la formula sembra molto cambiata e non lo so, ho preso tutti i colori pastello, comunque sono pochi gli smalti che ho. Giallo, nero, lasting color, perché io d'inverno uso solo il nero, sempre Vamp Pupa color salmone. Un verdolino e un celestino. Questi sono i miei smalti che uso normali, però mi rendo conto che sono molto più comodi gli smalti semi permanenti, per una cosa della durata, che rinforza l'unghia, eccetera, eccetera. Poi, da dove partiamo? Da questa scatolina, che è la scatolina dove tengo principalmente le due lime. Per preparare l'unghia per il semipermanente, ne ho due, tre, sempre Laila Cosmetics. Poi lo spazzolino per togliere i residui di polvere, i bastoncini d'arancio per tirare sulle cuticole, tanti bastoncini d'arancio. Questa è la lima bifasica per poi andare a togliere lo smalto semipermanente. Ovviamente prima lo incarto, ma intanto andiamo a vedere. Vari tipi di lime che uso prima per preparare insomma l'unghia e farmi la manicure. Un pennellino Laila se volessi fare dei decorini sulle unghiette. Un tira su cuticole in silicone e un togli cuticole in non so come si chiama. Un'altra lima bifasica che ho già avviato, quindi praticamente tengo tutto qui. Poi ho la fresa, le punte della fresa che sono queste qui, della Labor. Questo mi sa che era compreso nel coso della fresa, ma non sono sicura, forse è la reggifresa, io lo uso anche per appoggiare i pennellini, mentre insomma l'unico pennello che ho per fare i colori. E di base top coat io uso questo qui di Laila 2 in 1. Se sentite casino, comunque è sempre il mio ventilatore perché sto a fare la colla. E poi qui c'è la fresa, così con vari livelli. Allora, passiamo a vedere. Ok, questa è della Labor semplice, forte, piano. Cioè, questo è il motore della fresa, non è la fresa. È questa qui, questa qua semplice, ho l'interruttore qua acceso e spento anche se è collegato. Poi c'è il mio fornino della Laila, questo qui classico, e mi ci sto trovando molto bene rispetto a quello che avevo quando avevo iniziato a farmi le mani a casa, perché era un po' più ingombrante. Poi insomma cosa ho qui? Aspetta, tiriamo fuori. Ho un libro di Madda Fashion che spiega i passaggi, insomma, ce l'avevo già, l'ho ricomprato perché l'avevo disintegrato, vari
teorie di smalto e smalto semipermanente, c'è vari step e è molto carino, lo consiglio per chi volesse iniziare a fare semipermanente a casa, per sé ovviamente, perché ti insegna veramente tante cose. E prima di questo aveva fatto un libro che si chiamava Nail Art e è molto carino, io quell'altro non lo riesco a trovare. Poi qui ho le fasi, se mi dovessi scordare le fasi comunque do sempre un'occhiata. Ho il volantino di Fedez dei nuovi smalti, Now by Fedez, insomma questo qui. Poi ho le istruzioni della fresa, sì, allora era completo con la fresa che è la reggifresa, questo qui viola. E questo è il primo cassetto che c'è, diciamo, le cose principali. Poi ho un contenitore che avevo comprato, non mi ricordo dove, forse non neanche a Risparmio Casa, forse a Foloni quando ancora non c'era Risparmio Casa qui. E c'è le cose, diciamo, poi gli sciroppi per quando mi faccio male ai piedi, alle mani, stanno qua, insomma, poi ce n'è altro in bagno. Tagliacuticole, la crema per le cuticole al cocco, che io la amo. Poi c'è il 7-1, tutto questo è per lo smalto normale, il 7-1 di pupa, che mi sto trovando molto bene. L'olio per le cuticole, nutriente. E la penna correggi smalto normale e questa è la parte, diciamo, di qua, mentre dalla parte di là ho varie lime che quando mi saranno finite ovviamente non sto a ricomprarle, sì, ho lime e poi tra l'altro questa è l'ultima arrivata che è bellissima, ho pagato a 0,99 da Angel e poi sempre Angel ho preso questo kit di, insomma, se vado in ferie, che presto andrò, vado in montagna. Questo è da viaggio, insomma, cioè, il tagliaunghie, le forbicine, tra l'altro due tipi di tagliaunghie. Forbicine, spingi cuticole, togli cuticole, lima e pinzette. Non ho capito perché mettono le pinzette in questa cosa. Questo era il primo cassetto. Poi, nel mio secondo cassetto, c'è gli smalti semipermanenti e basta, di varie marche, non starò a farvi vedere, o forse sì, non lo so, dipende dalla cultura che sto io. È bello peso perché, oddio. Allora, mi sono ripresa gli estrosa perché ho visto che hanno cambiato formula e mi sto trovando molto bene, infatti prima di partire voglio farmi assolutamente o questi di Estrosa o quelli di Fedez, perché vabbè, qui avevate visto già la mia makeup collection degli semi permanenti di tutti Laila e poi ce n'è altri, insomma, vari a giro e ho anche ancora Mesauda che mi trovava benissimo, tra l'altro ho pochi colori, però quei colori sono veramente belli e non sono veramente come quegli altri che ho di Laila Cosmetic o queste cose. Vi faccio vedere, eravamo rimasti che ancora non avevo quelli di Fedez Neon, insomma. Ho il giallo che si chiama Smile, il diciamo top coat che brilla al buio, che si chiama Moon Safari, che è bellissimo. Io non so perché avevo la sensazione che avessero fatto anche questo colore qui, però forse mi sbagliavo, non so, che sono ancora convinta. Comunque io ho preso tutti, il nero che è 000000000000000. Online Rin, che è un rosso. Poi c'è il corallo che si chiama Labor Ster, insomma, il mio inglese fa schifo veramente. E il bianco che io ho sempre odiato sulle unghie, ma vedo che va un sacco di moda, quindi penso che o mi farò un colore abbastanza. Mamma mia, è bellissimo, 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 bellissimo.
E ovviamente quelli che avevo di estrusa che mi creavano problemi li ho dati via. E ho ripreso un po' di colorini, insomma, diciamo che questi anche voi non li avete visti. Ho preso il verde salvia, che è questo qui di estrusa. Poi ho preso il Frida, che è molto acceso, non rendono molto purtroppo dall'etichetta. Poi ho preso Blue Stell, che è questo qui, dovrebbe essere un azzurrino abbastanza tenue. E ho notato che con la formula nuova hanno fatto i pennelli, insomma, più fini. Boh, l'ho già provato una volta, mi sto ritrovando bene. Peonia, che è accesissimo. Poi questo Scably Chic, che non si vedrà mai, ma è un azzurrino un po' più tenue, più diciamo più pastello. Poi ho preso il verde menta, che è molto bello. Sono indecisa tra quale farmi e quale non farmi per prima di partire. E poi di questi grandi sono finiti e c'è la versione piccolina di estrusa che ho preso 7 ml, e quelli grandi dovrebbero essere 14 ml. E sono questo qui, questo colore che non si dovrà mai mettere a fuoco. Dai, metti fuoco, metti fuoco, no, non lo metto, vabbè. Comunque se vi interessa nei commenti mi scrivete e vi dico i colori. Se ha Breza Marino, penso, non lo so. Comunque questo è il colore molto più acceso di quello pastello. E poi ho preso una specie di rosso, ma non è un rosso, sì, è un rosso però corallo, molto bello. E questo si chiama Sweet on the Sea, e l'ultimo Pink Wave, che dovrebbe essere un color corallo. Sì, ed è molto 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 pigmentato. Voi lo vedete arancione chiaro, ma qui è bello arancione. Niente, presto, come vi ho detto, parto per Fiumalbo con i miei genitori, poi mi raggiunge il mio ragazzo. Finalmente potrò prendere il sole in giardino in Santa Pace. Abbiamo il fiume vicino, quindi faremo un po' di bagno lì, però abbiamo anche la piscina a pochi chilometri, insomma, raggiungibile abbastanza in macchina. Però penso che andremo parecchio nel fiume, perché insomma, non spendiamo, ci portiamo un panino, mangiamo lì, ci asciughiamo, ci facciamo un bagno, insomma, tutto questo. Quest'anno purtroppo se vedrò il mare lo vedrò tipo dal binocolo, perché abbiamo visto vari posti e costavano veramente troppo. Io col fatto che per ora non ho ritrovato lavoro, e sperando, incrociando le dita, spero che a settembre mi chiamano, non dico niente, non dico chi. È una cosa che ho fatto inerente alla mia scuola, quindi premetto che non è un'agraria, non è una serra. Non voglio spoilerare di altro. E niente, questo era il video della Makeup Collection Smalti. E ora vado a registrare la Makeup Collection Trucchi aggiornata. Anche se devo ancora registrare quello uno su 6 delle palette di Douglas. Vediamo, io l'ho presa, ma non so se sono valide. Cioè, mi ricordo una l'ho usata, è valida. Poi non so se l'hanno cambiato durante il variamento delle cose, insomma, alcune sono veramente valide. Qui è cascato uno smalto, non so se è un toccotto, no, è un colorino. Niente, come vi ho detto, questa era la mia makeup collection, la metto a posto, poi mi saluto. Qui sì, prima avevo l'armadio che non era mio, era della mia cugina,
E gli ho tolto gli scaffali perché sinceramente vedevo che usavo praticamente quello in cima dove c'è le maglie, e qui sopra c'ho lo zainetto che uso tutti i giorni. E stranamente mia mamma mi ha comprato uno zaino che praticamente non sapevo l'esistenza, cioè sapevo l'esistenza di vari modelli degli zaini, però mi sono resa conto che è piccolo, mi entra tutto e c'è la rivoluzione. Io che usavo zaini grandi, però mi sto trovando bene. E penso che in montagna porterò quello e un altro, perché insomma li voglio lavare perché mi fa un po' schifo dopo che sono, li vedo lerci. E in tutto questo devo preparare la lista per portare le cose in montagna. Mi sono già comprata il pacchetto degli Scooby-Doo così so cosa fare mentre prendo il sole. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Vado a registrare l'altro e ci vediamo. Voi lo vedete praticamente uno oggi e uno domani. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un bacio, ciao!